Buongiorno a tutti e come vedete buongiorno anche da Nut che come al solito deve sempre assaggiare tutto quello che incontra. E niente, oggi vi faccio un video recensioni su componenti per bigiotteria che ho acquistato tramite le aste online di eBay. Premetto che per queste cose non ho mai passato i 2 euro a pacchettino. Niente, adesso ve li illustro e al momento in cui caricherò il video, vi scriverò nelle info il nome dei venditori. Allora, partiamo subito. Ho preso questi charm color bronzo, ce n'è 50. Adesso se riesco ve li apro così ve li mostro. Nut, te ne vai per favore. Niente, non se ne vuole andare. Tema musica, belli, davvero molto carini. Poi, sempre color bronzo, ho preso questi braccialetti. Adesso se riesco a mostrarveli perché si sono tutti annodati. E se Nut non ci sta addosso. Eccoli qua, e alcuni li ho già usati, mi sembra che ce n'era 10 o 12. È chiaro che per quello che li ho pagati vanno fin troppo bene, sono leggerissimi. Ne ho provato uno, devo dire che sono abbastanza robustini. Dopodiché abbiamo questi charm sempre color bronzo a forma di stellina e qui ce n'è 300, sempre per 2 euro mi pare, 2 massimo 3 credo. Adesso non mi ricordo più perché comunque erano delle aste online, piccole stelline di bronzo, belle. In seguito abbiamo, quello l'ho preso perché io sono dei pesci e quindi sono cascata, 50 pezzi di charm sempre color bronzo a forma di pesciolino. Adesso se me lo metto a fuoco, eccolo qua, molto belli anche questi. Poi ho comprato delle monachelle per fare i miei orecchini e mi sembra che qui ce ne siano, adesso non più perché chiaramente alcune le ho usate, però ce n'era un centinaio. Poi ho preso dei cerchietti color oro e qua ce n'è 2000 pezzi, sono belli robusti, niente da dire, li ho già provati e mi sono trovata davvero bene. Altri cerchietti per chiudere i nostri bijou sempre color bronzo. E qui mi sembra che ce n'era un centinaio. E poi ho preso sempre questi charm. Credo si chiami stile tibetano, però sono color oro. Cosa ho detto? Però sono color oro. Niente, come detto prima, provvederò a lasciarvi il link dei rivenditori nelle info. Secondo me vi conviene fare un giro perché a volte capitano veramente delle occasioni non indifferenti. È chiaro che bisogna anche avere un po' di fortuna, essendo un'asta online, bisogna sperare che non ci sia qualcuno che alzi il prezzo. Come al solito, se vi è piaciuto il video, un pollice in su, se non vi è piaciuto un pollice in giù, commentate se avete piacere e ci vediamo alla prossima.